Bene, buonasera, sono Fabio Preti dell'associazione Il Faro e sono qui con Rita Lazzarini della libreria Il Pianeta Arcobaleno di Spilamberto. Siamo qui ormai per il solito appuntamento, no? Il consueto appuntamento. Siamo al quarto appuntamento dove Rita ci racconterà anche questa sera cinque libri che lei ha selezionato, ha visionato e quindi ci darà cinque consigli per la lettura, cinque consigli anche di libri operativi, libri naturalmente per bambini e ragazzi. Quindi di solito Rita ci delizia sempre con queste cose qui. Allora, non mi resta altro che lasciarti la parola, Rita, e poi alla fine naturalmente poi durante i saluti ricorderemo anche poi tutto quello che è i tuoi riferimenti e il servizio che tu. Per adesso ti lascio la parola. Grazie Fabio, buonasera a tutti. Allora, anche stasera ho preparato cinque libri per bambini. Il primo che vi presento è questo, si chiama Fratelli e sorelle. L'autrice è Alice Lenand e l'illustratrice è Thierry Lebedouet, delle edizioni La Margherita. Questo è un libro che parla del rapporto tra fratelli e sorelle e analizza varie problematiche che vivono tutti i bambini nella convivenza che è spesso difficile tra fratelli e sorelle. E la cosa che mi è piaciuta di questo libro è come rispondono i genitori a queste problematiche, perché i genitori propongono sempre di vedere in positivo il fatto di avere un fratello o una sorella, perché giocare da soli è noioso, perché comunque anche se bisogna dividere la camera, però ognuno dei due può comunque avere i propri spazi. E anche aiutare un fratellino più piccolo fa sentire più importante il fratello più grande, quindi può essere anche piacevole. E quindi, insomma, fa vedere ai bambini in un altro punto di vista, sempre positivo, la condizione di avere fratelli e sorelle. E poi un'altra cosa carina di questo libro è che qua di fianco, in tutte le pagine, tirando qua di fianco, l'immagine cambia. Quindi, oltre a leggere i contenuti interessanti, il bambino si può anche divertire a cambiare le immagini. E è un libro che va bene per bambini a partire da 0 anni, perché le pagine grosse e sì, sono interessanti sia i contenuti che anche come fatto che è un po' interattivo. Benissimo, molto bene, bellissimo anche questo. Come sempre, insomma, vai sempre a cercare qualcosa di particolare, Esatto. no? Bene. Vai però. Non mi, Rita, scusa un attimo, non mi ricordo, mi hai detto chi è l'autore e la casa editrice? Sì, le autrici sono Alice Lenand, Thierry Bédouet e la casa editrice è Margherita. Benissimo, grazie, grazie. Libro qua si chiama Il mio piccolo unicorno, il sogno diventa realtà. L'autrice è Amy Krauss Rosenthal. L'illustratrice è Brigitte Barringer e la casa editrice è Mondadori. Questa è la storia dell'amicizia tra una bambina e un unicorno. Questa amicizia nasce ancora prima che si conoscono, perché loro vivono in due mondi diversi, ma entrambi sentono la presenza dell'altro, sentono che l'altro esiste e sanno che hanno bisogno l'uno dell'altra. Quindi sognano di incontrarsi. L'unicorno vive nella terra degli unicorni, dove in quel periodo piove sempre e tutti gli unicorni hanno perso la loro forza e la loro magia, che ricavano dal sole, dall'arcobaleno e dal fatto di credere nei sogni. L'unicorno, il protagonista, è l'unico che invece continua a credere nei sogni, quindi continua a brillare e a mantenere la propria magia. E la bambina invece
vive in un altro mondo, ma quando piove sente che nella terra degli unicorni c'è bisogno di lei. Quindi all'improvviso viene un tuono ed entrambi chiudono gli occhi ed esprimono lo stesso desiderio, quello di incontrarsi. Quando si incontrano sono amici, come se fossero amici da sempre, e grazie alla loro amicizia vanno nella terra degli unicorni e riportano la speranza. Così gli unicorni recuperano la magia e fanno finalmente ritornare a venire il sole e l'arcobaleno. È una storia molto fantasiosa e anche interessante, perché parla dell'importanza di credere nei propri sogni e crederci anche quando sembrano impossibili, perché prima o poi si possono realizzare. È un libro per bambini a partire dai 3 anni. Dai 3 anni, ok, benissimo, grazie. Allora, questo è un libro che si chiama Il mistero delle parole scomparse, di Antonella Rossetti, delle edizioni Edigio. Questo qui è un libro con un'avventura, un mistero che racconta di una città dove c'è la più grande e prestigiosa biblioteca del mondo, e in questa biblioteca un ladro va a rubare le parole gentili dal vocabolario. Dopo questo avvenimento gli abitanti non se ne accorgono, non sanno il perché, ma all'improvviso diventano tutti sgabbati e maleducati. E anche quando si incontrano per strada si scontrano perché nessuno cede il passo all'altro dicendo prego. Nessuno dice più per favore o grazie. I bambini hanno solo delle pretese con gli adulti e rispondono male, li trattano male. Quindi insomma un vero disastro. Poi all'improvviso cambiano le cose quando arriva un bambino da fuori. Questo bambino è gentile con tutti e sorride a tutti, ma viene trattato male proprio da tutti. E quindi si accorge che c'è qualcosa di strano, c'è qualcosa che non va, e comincia ad indagare. Questo bambino risolverà il mistero e finalmente porterà di nuovo le parole gentili al loro posto nel vocabolario. Così di nuovo in questa città tornerà l'armonia e la gentilezza. E è molto molto carino, perché è una storia avventurosa, c'è mistero, bella, ma parla anche dell'importanza della gentilezza, del misurare le parole, del rispetto per gli altri, per convivere bene e stare bene. Sembra mo sempre molto attuale, no? Molto Sì. interessante. Questo perché età è? A partire dai 7 anni. 7 anni. Benissimo. Grazie. Allora, un altro libro che mi è piaciuto si chiama La storia della scienza raccontata ai bambini, di Anna Parisi, delle edizioni Salani. Questo libro racconta della storia della scienza fin dall'antichità, a partire dalle prime scoperte, le prime invenzioni, quando l'uomo, per rispondere a degli interrogativi che ha sempre avuto, come è fatto l'universo, quali sono le sue leggi, cos'è la matematica, come vengono inventati i numeri. Insomma, l'uomo fa queste scoperte e l'autrice le racconta spiegandole in modo molto semplice e anche, tra l'altro, anche piacevole da leggere. Non è un libro tipo scolastico, molto dalle nozioni basse, è scritto in un modo molto leggero e piacevole, però insegna tante cose. Quindi per tutti i bambini curiosi questo libro è molto bello per iniziare a capire il grande mondo della scienza. Come funzionano le cose, no? Sì. Benissimo. Come età di lettura a partire dai 10 anni. Da 10 anni, sì. Questo è un po' più impegnativo, diciamo così. Sì.
Benissimo, grazie, molto bello anche questo, sì. Grazie a te. Un altro libro che ci tengo molto a presentarlo è Io sono Ava, è di Erin Stewart, delle edizioni Gazzanti. Questo libro parla di una ragazzina che in un incendio ha perso i suoi genitori e la cugina. Lei è sopravvissuta ma è piena di cicatrici in tutto il corpo. Il problema si pone quando lei inizia a stare meglio e può tornare a scuola, che ovviamente le fa molta paura perché ha paura di essere guardata solo per le cicatrici, esclusa. E infatti quando andrà a scuola non sarà per niente facile perché i compagni la prendono in giro, la trattano male, di lei vedono solo le sue cicatrici, non la ragazza che è realmente. Poi da un certo punto troverà due amici e questi due amici, sarà perché anche loro si sentono incompresi, si sentono soli, sono gli unici che la capiscono. E grazie al loro sostegno, alla loro forza, riuscirà ad accettarsi e ad accettare la situazione e a ricominciare a vivere. Quindi mi sembrava molto interessante perché parla di problemi che nell'adolescenza specialmente sono molto sentiti, come la necessità di far parte in un gruppo, di essere accettati e anche di accettare se stessi per quello che si è. Ed è interessante vedere come lei con un percorso riuscirà a superare questo evento così traumatico per andare avanti. Fantastico, molto bello, infatti hai ragione, molto anche utile, no? Fare una lettura piacevole su un racconto anche per pensare e riflettere un po' sulle proprie situazioni, no? Che sappiamo che è un'età abbastanza difficile. È difficile anche accettare se stessi, appunto, trovare uno spazio nel proprio mondo quando tutto sembra che invece il nostro aspetto o qualsiasi cosa che riteniamo non essere in linea con quello che è la normalità già è uno è un modo per sentirsi escluso, no? Veramente interessante, molto bello. Questo qui invece che età? Qui saliamo ancora, mi sembra. Dagli 11 anni in su. Sì, 11 anni in su. Ho visto che anche è abbastanza sostanzioso, no? Mi sembra di avere dentro... Quindi insomma è una lettura proprio per adolescenti, ecco. Sì, poi può essere interessante anche per adulti. Certo, certo, infatti, ma molti libri... Anche chi ha dei figli, cioè, può essere molto utile per capire meglio il mondo dell'adolescenza. Certo, certo, ma di solito è anche così, eh. Cioè, molte volte gli scritti romanzi, anche questi più o meno libri di crescita personale sono scritti per adolescenti, ma penso che facciano molto bene anche gli adulti. Quindi insomma, i libri sono sempre libri, no? Hanno sempre dei contenuti importanti per tutte le età. Sì, è vero. Benissimo. Anche questa settimana abbiamo avuto una rassegna davvero sostanziosa. Allora, prima di salutarci, naturalmente, bisogna che ci ricordi dov'è che sei, quali sono i tuoi recapiti e che cosa fate come servizio se qualcuno ne ha bisogno, in modo che, insomma, oltre a vederti, le persone ti possano contattare anche per venire a vedere di persona la tua bella libreria, tutti i libri che hai, la cura che metti nelle cose che fai, quindi, insomma, penso che possa essere... una così uno shopping interessante, no? Vengo a fare un giro a Spilamberto, che è anche carino come paese, vado a cercare, che se tu te sei proprio di fianco alla chiesa di San Giovanni, no? Quindi sei poco distante, sei nella via principale, una delle vie principali del paese, quindi facilissimo da trovare, quindi insomma credo che io ci passo spesso, spesso ci vediamo. E quindi credo che un suggerimento che do, andate a trovare Rita, perché il pianeta arcobaleno credo che sia davvero interessante andarci. Bene. Io sono a Spilamberto, in via San Giovanni, numero 12. Il mio numero di telefono è 328-3894-338. La mia email è
ilpianetacobaleno@gmail.com e sono sempre disponibile anche per le consegne a domicilio. Benissimo, allora, prima di salutarti ricordiamo le persone che stanno guardando in questo momento questo, diciamo così, questo spot che abbiamo messo nella rubrica Messaggio nella rete estate, che va in onda il venerdì, dedicato al pianeta arcobaleno, il venerdì alle 21, lo mettiamo in rete in quel momento. E niente, io ti saluto, ti ringrazio Rita e ti do appuntamento venerdì prossimo. Grazie mille a te e a venerdì prossimo. Benissimo, ciao ciao.